Inaugurata mercoledì 7 febbraio la sede del Circolo PD di Quornier e del coordinamento Canavese Occidentale in via Garibaldi 27. Per il simbolico taglio del nastro, oltre ai rappresentanti locali del PD, presenti anche il segretario regionale Davide Gariglio, il senatore Mauro Marino e Gianna Pentenero, candidata per la Camera nel collegio Settimo Chivasso. Come è noto, per quanto riguarda il collegio di Ivrea e quindi del Canavese, i candidati PD saranno rispettivamente Alberto Avetta e Francesca Bonomo, che nel corso della serata hanno illustrato e affrontato le tematiche più stringenti che terranno banco in questo scorcio di campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo. Alberto Avetta e Francesco Bonomo, candidati PD nel collegio di Ivrea, una grande responsabilità anche perché le aspettative e le esigenze del territorio sono molte. Le attese del territorio sono tante, io credo che il Partito Democratico abbia messo in campo le sue energie migliori per questo territorio, siamo convinti di poter fare un buon lavoro e siamo soprattutto convinti di poter evidenziare quel rapporto tra candidato e territorio che noi possiamo mettere in campo con candidati che appunto hanno questo rapporto territoriale. Altri partiti non lo fanno, io mi auguro davvero che i canavesani capiscano che questa volta ci giochiamo una partita molto molto importante. Questo territorio ha dimostrato molto spesso di saper lavorare insieme, di saper lavorare con obiettivi univoci. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di lavoro per i nostri giovani, abbiamo bisogno di investire, di fare in modo che il governo nazionale e i governi locali, dalla regione alla città metropolitana, investano su questo territorio, si ricordino dell'esistenza di questo territorio. Io credo che l'esperienza che può mettere a disposizione come un sindaco come me, l'esperienza che possono mettere a disposizione gli altri candidati del Partito Democratico possono davvero essere un elemento positivo per guardare con fiducia al futuro del Canavese. Rimanendo sempre in ambito locale, quali sono a suo avviso le priorità del nostro territorio? Beh, sicuramente Alberto anche le accennate prima, una delle cose importanti è il tema delle infrastrutture, c'è bisogno appunto che il Canavese sia ben collegato con Torino. Sia ovviamente dal punto di vista ferroviario, già dei passi avanti sono stati fatti, ad esempio già in questi 5 anni attraverso una collaborazione con la regione insieme ai comuni abbiamo cercato di portare avanti un protocollo da portare avanti insieme ad RFI per cercare di studiare una serie di progetti per il superamento dei passaggi a livello sulla tratta appunto Torino-Ivrea-Ossa. Quindi questo è già un punto importante e si tratterà poi ovviamente di far monitorare alle persone che potranno rappresentare questo territorio il fatto che dal nazionale il Ministero possa scegliere e RFI quindi di conseguenza di mettere poi dei fondi su quella tratta ovviamente piuttosto che in altre zone. È stato fatto ad esempio anche un lavoro proprio adesso, proprio anche in collaborazione sempre con la regione, di una serie di fondi che sono stati in questo caso invece indirizzati verso la linea anche Torino-Ceres, questi 15 milioni, quindi anche lì diciamo che sono già poste delle basi per fare un lavoro, si sta lavorando sul tema anche del collegamento con Torino con il passante di Corso Grosseto, perché non dobbiamo dimenticare appunto che il territorio del Canavese tiene la parte alta del Canavese ma anche la parte bassa del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, che sono diciamo un territorio che deve imparare anche a stare insieme, e il fatto di avere appunto un collegio anche che lo tiene tutto penso che sia anche un'opportunità per fare dei passi avanti in questo senso. Dal punto di vista delle infrastrutture, ad esempio, già dei passi avanti sono stati fatti anche sul tema della Canavesana, sono stati anche lì stanziati 18 milioni che nel ritrasferimento a RFI verranno indirizzati sul tema dell'elettrificazione da Rivarola Pont. Si tratta però di avere delle persone che possano monitorare che questi risultati che già grazie al lavoro del PD, degli amministratori del PD, della rappresentanza appunto parlamentare che io ho potuto portare avanti in questi 5 anni, ma anche dell'aiuto appunto di Alberto e di altre amministrazioni amministratori del territorio come i sindaci del territorio che ci hanno aiutato a portare queste istanze a livello regionale, si tratta poi di cercare insieme di continuare a monitorare. Quindi oltre al tema delle infrastrutture, un altro tema importante è il tema del lavoro, dobbiamo aiutare appunto questo territorio a far sì che non ci siano altre realtà che entrino in crisi, ma anzi dare opportunità alle nostre aziende di poter investire
a livello nazionale come Ministero abbiamo fatto diverse misure, Industria 4.0, Jobs Act, che ha aiutato anche per diciamo, l'inserimento di giovani, di nuova forza lavoro all'interno delle aziende, ma dobbiamo fare ancora di più. Ci sono tra l'altro anche una categoria, una fascia di persone tra i 40 appunto, e i 55 anni che purtroppo in questo periodo di crisi hanno anche molto sofferto, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni anche per loro per cercare di non lasciare nessuno indietro. Un altro tema importante poi è il tema della sicurezza, credo che su questo territorio già ad esempio diversi sindaci hanno portato avanti delle istanze positive anche in tema appunto di sicurezza per i nostri cittadini. Credo che appunto con la squadra che il Partito Democratico sta presentando su questo territorio possiamo veramente fare la differenza se i cittadini appunto ci daranno la fiducia.